Siamo da Saraghina e vediamo quali sono le novità per quanto riguardano gli occhiali. Ciao! Ciao! Saraghina è un marchio nato neanche un anno fa e abbiamo portato nel mondo dell'occhialeria un prodotto back to basic, cioè siamo tornati al basico con un prodotto con un prezzo giusto e un'alta qualità totalmente made in Italy. Quest'anno abbiamo lanciato questo nuovo colorazione che è il Dripping, che è una colorazione con colatura di colore e che sta andando molto bene. In più sta tornando tantissimo il John Lennon, l'effetto John Lennon, il tondo perfetto, molto piccolino e molto fashion. Abbiamo avuto un grosso riscontro per un posizionamento prezzo in questa congiuntura economica nel quale ci sono molti problemi di mercato. E adesso ce li proviamo. Posso provare questo? Facciamo un salto da seconda base che ho conosciuto ieri per caso, ma ci conoscevamo via mail da un sacco di tempo perché fanno un sacco di prodotti e me li regalano tutti. Solo per questo. E volevo un attimo che gli facessi vedere come customizzate tutti i computer, gli iPad, queste cose. Certamente, ed è praticamente da come siamo nati, cioè l'idea di creare qualcosa che non esisteva, perché la tecnologia normalmente è un oggetto grigio standard. Noi abbiamo voluto vestire la tecnologia su richiesta del cliente con un abito che il cliente è come quello che si mette, si indossa in definitiva, quindi computer, cuffie, tablet, tutti personalizzati su richiesta del cliente, fino ad arrivare ad applicare sopra Swarovski piuttosto che per alcuni clienti particolari monili d'argento, quindi creare un vero e proprio oggetto tecnologico fatto su misura per lui. Sì, perché non sono applicati, sono proprio dipinti. Lì ce ne sono alcuni in camouflage. E poi da lì è partita tutta la storia di seconda base per tutte le cover, telefoni, iPad, di cui qui ne abbiamo varie. Assolutamente, perché non tutti avevano la disponibilità di computer per poter essere personalizzati, ma c'era più la voglia di poter giocare con i propri accessori tecnologici, cambiando anche come si cambia il vestito al telefono cover come base di partenza. Per cui ci siamo un po' ingegnati con quello che è la moda, cercando di guardare quello che la moda faceva all'interno del mondo dell'abbigliamento e appoggiarlo, diciamo, sul proprio telefono. Quindi questo è vestire la tecnologia. E questa è la mia. Per dare un tocco sempre diverso nel look maschile, che comunque non è che possiamo fare grandi cose, perché non fissarsi sul calzino? Questo è il mio preferito. Ed è un'azienda di Bologna, sono due fratelli che abbiamo appena conosciuto. Qui abbiamo Sara. Ciao. Raccontaci un po' come nasce. È un'idea nata dal fatto di permettere alle persone di rivisitare ogni look grazie a un accessorio. Quindi avevo ragione? Assolutamente. Yeah. Quindi a seconda di come lo abbini, a seconda di cosa ti metti, tutti i giorni puoi essere diverso. Okay. Chiaramente con una spesa minima e investendo veramente in poco. So, è un Made in Italy, è un 100% un prodotto italiano che noi creiamo dall'inizio alla fine e che stiamo cercando di distribuire sia in Italia che in tutto il mondo. Contentissima che ti piacciano. Beh, no, mi piace moltissimo questo, tutta la cosa animalier, che è bellissima. Poi come è stampato? Perché sono calzini 100% cotone, quindi fibre naturali, e stampiamo in digitale. Da Bologna finiamo a Singapore, dove abbiamo un nuovo progetto. Ciao, grazie. Ciao, mi chiamo Zetion, rappresentante per 72 Small Dive, il marchio 72 Small Dive. 72 Small Dive è iniziato a Singapore con il concetto di rallentare il retail, slow retail, come in Italia questo movimento di slow food. Per questo concetto vogliamo la gente di assaggiare proprio il prodotto, come si fa, provenienza del prodotto. Per cui abbiamo la fortuna di collaborare con cinque laboratori artigiani a Milano. Quindi a Milano. Tutto italiano? Sì, tutto italiano. Le lanificio sono in questa zona toscana, anche Piacenza, e le pelle sono acquista da concerie italiane. Ah,
questo c'è anche l'uso quindi invece della lana? Sì, Winky Mother principalmente è una lana cotta, però okay. È stampato caldo per dare un effetto come un boucle e poi un'immagine camouflage, però un po' pixelated, come okay. Pixelato, non so se... Sì, funziona, it's okay. Works. Ok, okay, grazie mille, grazie. Buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, grazie. Slow. Thank you. Sempre. Grazie. Ciao. Siamo da Mover, che è un nuovo marchio nato da 6 mesi, sono appena nati, benvenuti al mondo. Grazie a voi. E mi piaceva molto il materiale di questa felpa, che è leggerissima. Sì. Racconta un po'. Si tratta di un materiale di ricerca, è sostanzialmente un 100% cotone, assolutamente, che noi abbiamo importato dopo un viaggio in Giappone, quindi che poi è un po' la tendenza di quest'ultimo periodo e probabilmente per la prossima collezione invernale, la cosiddetta felpa Tokyo. È leggerissima, nonostante abbia un'ottima consistenza, è un'alta grammatura, quindi ideale per l'invernale. Il nostro mood principale è comunque sia rendere i capi personalizzati con delle stampe digitali all over. E come dicevi, ti rifai molto al vintage. Noi siamo assolutamente influenzati dall'amore per il vintage, quindi cerchiamo di rendere un capo dallo stile moderno ma che comunque abbia un aspetto vissuto. Di conseguenza tutti i nostri trattamenti sono trattamenti fade, trattamenti di rotture e per la maggior parte dei casi trattamenti addirittura fatti a mano, come questi capi del genere, che sono dei capi spruzzati e che vengono lavorati manualmente uno per uno. Siamo da Corsine Labedoli, che è un po' difficile, latino. È latino, però una volta memorizzato è semplicissimo. Lo sapremo sempre. Per i dettagli, che sono l'unica cosa in cui l'uomo può un po' sbizzarrirsi. Assolutamente. E qui di dettagli ne abbiamo tantissimi, perché abbiamo una collezione luxury di Papillon. Raccontacene un po'. Sì, allora, abbiamo pensato di lanciare una versione di Papillon. Noi siamo nati col Papillon in ceramica, però abbiamo pensato di lanciare una versione più lussuosa, insomma più alto di gamma, e ci siamo quindi inventati ad esempio il Papillon 100% ambra naturale, oppure addirittura lavorando addirittura le pietre preziose. Quello lì è il 100% cristallo di rocca e questo qui sopra invece è 100% diaspro, che viene affiancato ad esempio invece a una versione. Sarebbe? Il diaspro è una pietra dura. Marmo tipo? Sì, praticamente sì. È un po' una derivazione sempre di pietre dure che si affianca come ad esempio appunto al cristallo di rocca. Ultra venduto, da mangiare? Assolutamente, infatti sono tutti quanti serviti come se fossero dei pasticcini, non ne puoi fare a meno uno dopo l'altro. E questa qua invece è la versione che abbiamo venduto molto molto bene in questo Pitti, che è la seta con applicazioni di piume. In due versioni colore. Ma poi vedo che si va anche su altre cose. Il mondo è ampio, perché poi abbiamo la cravatta in organza o in pizzo, le spille, papilloni in ceramica di diversa tipologia, gemelli, profumo, una borsa che lanciamo anche sempre questo Pitti. Ah, che bella, bellissima. Che è una versione un po' anni 30 di una vecchia cartella che abbiamo trovato nei nostri armadi. Quindi se cercate un dettaglio venite da Corsine la vedo. Ce la farò.